Amici di Formula Italian Team, buonasera, bentrovati in questo mercoledì di settembre. Siamo partiti lunedì con la prima settimana di pre-season qui sul circuito di Francia, il circuito delle Castellet, pittoresco per queste linee, diciamo, al di fuori della carreggiata, che dovrebbero ridurre aumentare il grip per evitare che le vetture vadano a sbattere contro i muretti troppo violentemente. Abbiamo visto subito in live, seguito in live, una 50%. Ritorniamo questa sera con l'altro gruppo della 50, dopo che ieri sera sul nostro canale Telegram è andata in onda aggiornamenti live alla è stato molto bello, perché ci sono stati aggiornamenti sui sorpassi, sui cambi di leadership, quindi è stato molto bello. Intanto vi vado a presentare, ovviamente presento me stesso, sono Andrea Longagnani in @DRLong2110. Al mio fianco, come secondo commentatore e regista questa sera, il buon Raffaello Morga, in arte Raffoidex. Ciao Andre, buonasera a tutti. E nel frattempo abbiamo perso l'altro Andre. Infatti avevo titubato un attimo perché avevo visto Fitandre purtroppo abbandonare la live. Lo saluteremo dopo, il buon Andrea Badolato. Abbiamo visto lunedì scorso che si può arrivare sul 28.0. Attualmente al primo passaggio cronometrato c'è Paolo 25.53 al comando in 1.28.687. Andiamo a vedere, li vedete anche sulla grafica, ma ve li andiamo a presentare. Il buon appunto Paolo 25.53 in prima posizione, poi Daniele Play, pilota che è stato nominato a 3.000 candidature diverse nei Fit Gala. Se l'è meritato tutto, e quest'anno sono curioso di vedere come continuerà la sua crescita. Poi c'è Stefano Canino, vice campione Prime l'anno scorso, vedremo se quest'anno riuscirà a ritrovare il ritmo nel... comunque pilota paddista, ci ha sempre fatto vedere ormai di cosa è capace. Poi il buon Melissano 98 l'anno scorso in sport, vedremo se quest'anno magari potrà iniziare a giocarsi qualcosina in più. Leus 27, un debuttante su Formula Italian Team. Poi Mr. Crive, Mr. Crive, il buon Marco Crivellaro, che da quest'anno, dall'anno scorso era rientrato anche lui in Sport League, un anno un pochettino travagliato per lui, vedremo se quest'anno riuscirà a riscattarsi. Poz Luca, il campione Prime League della scorsa stagione, lo ritroviamo questa sera in vesti Alfa Tauri, vedremo come potrà e cosa potrà fare in quest'annata. Intanto ci ha raggiunto, è ritornato il buon Andrea Badolato, se vuoi fare un salutino. Ecco. E ti sentiamo un po' laggante. Io neanche lo sento, quindi. Ok, adesso lo sento. Ok, adesso ti sente anche Raffo, eccoci. Quindi siamo a posto e possiamo continuare. Luca Inno, anche lui debuttante in pre-season, l'anno scorso l'abbiamo visto in realtà sia in Formula 2 sia in Open, quindi vedremo cosa potrà regalarci di nuovo il buon Luca Inno. Poi Kicco Driver l'anno scorso in Prime, Super Simo anche lui debuttante, c'è di tutto questa sera. Emis, dopo la stagione in Pro, era passato in Prime arrivando in quarta posizione. Vedremo se quest'anno se la sentirà di riuscire a esprimere ovviamente il gran passo. Un pochettino di sfortuna alle volte dovuta anche alla connessione nello scorso campionato. Krikkonen, seconda stagione per lui, anche come Daniele Play, un po' meno magari a livelli di facciata, come possiamo dire, è andato migliorando nella seconda parte di stagione. Il ritorno di Raffaele Lelli per voi Rossi, il buon Rialli Rossi ritorna sul fit dopo un anno sabbatico, ormai la certezza di F1 Italian Robby che ritorna anche per lui, penso sia la... quante ne ha fatte ormai di pre-season il buon Robby? Penso che sia un record. Perché la sua età, quindi figurati, no.
No, perché parlavamo lunedì che il buon Alex Pilotino e Naspaz ne erano arrivati a 7. Per me, Roby ne ha fatte 10-11, se non 12 a questo punto. Sì, una decina sicuramente. Intanto informazioni di servizio, non so se Andrea mi può invitare in lobby perché ho qualche problema ad entrare. Sì, ti invito subito. Dico solo che l'ultimo nome è Fabio il surname. L'avevamo visto ovviamente anche Andrex, il buon Andrex debuttante. L'abbiamo visto sulle social race di quest'anno. E Fabio il surname, che l'anno scorso l'abbiamo visto addirittura fare da wildcard e da terzo pilota in Master League. Vado a invitare subito Andre. Intanto, se succede qualcosa, Raffo, avvertici. Sì, nel Eccoci qua. frattempo li porto un po' on board con Fabio, che dovrebbe essere nel suo giro. Adesso ho trovato un po' di traffico, ma credo Nel fosse di una Williams. mentre c'è un'incredibile prima fila rossa con il buon Daniele Play che si porta in 1.28.404 in testa, virtuale alle qualifiche. E nel mentre che lo dico, ovviamente 1.27.817, Fabio il surname si prende di forza la pole position virtuale al momento. L'avevamo detto, avevamo visto degli 1.28 e 1, quindi 1.28 bassi per la 50% lunedì. Arriva Fabio il surname, come detto, terzo pilota in Master League, quindi è stato l'anno scorso si era visto che aveva tanto tanto passo, poi magari purtroppo non l'abbiamo potuto vedere in vesti di pilota ufficiale per problemi, però sappiamo la caratura ormai di Fabio il surname. Vedremo quest'anno cosa potrà regalare a noi e soprattutto in termini anche di spettacolo, ecco. Vediamo intanto chi si sta lanciando o chi è nel giro. Io vedo Paolo, però è alto il suo tempo, addirittura 2 decimi sopra. Pozz Luca sta rientrando anche lui. Vediamo Crive al momento alla Busso. Sta arrivando alla fine del secondo settore. Eccoci qui. Penultima e ultima curva per Crive in vesti Williams questa sera, la bellissima Williams, mi permetto di dire quest'anno. Arriva sul traguardo in 1.29.3, toglie 4 decimi dal suo parziale. Dal suo tempo, in realtà, fatto registrare prima, si piazza al momento in decima posizione. Non mi sembra che ci siano altri. Qua Crico ne arriva molto, molto largo in curva 3. Si staranno sicuramente tutti andando a montare delle altre gomme per tentare l'ultimo giro. Raffo, intanto cosa ti aspetti questa sera? Come detto prima, abbiamo veramente tantissimi nomi di rilievo, anche persone che magari vorrebbero rilanciarsi quest'anno, come detto prima, Emis, Crive. Diciamo, c'è un mix esatto tra esperienza e debuttanti questa sera. Sì, questa sera, beh, mi aspetto un po' Fabio che farà il buco sin dal primo giro, però comunque è interessante sia il gruppetto davanti, quindi Daniele, Kaisermat, Paolo, Canino, anche Luca Inno. Ci metto dentro anche Pozz Luca, poi ci sono, diciamo, gli altri perché poi c'è un distacco un po' più marcato. Comunque sono tutti abbastanza vicini. Due gruppetti, io farei quello un po' di quello dietro, diciamo, secondo me ci faranno sognare. Beh, in quello dietro attualmente figura il buon Hiroshi, speriamo che vada a fare un giro lanciato anche lui, l'abbiamo visto molto molto presente nella prima parte di qualifica, magari aveva messo qualche chilo di carburante in più per vedere come andava la macchina nei primi giri, soprattutto per prendere anche un po' di confidenza. Sappiamo cosa sta quanto lavoro sta facendo per regalarvi il Blu-ray della passata stagione. Quindi vediamo questa sera cosa ci potrà raccontare il buon Hiroshi. Intanto il primo che si è lanciato mi pare sia Luca Inno. Eccolo qua, infatti, che si lancia adesso sul rettilineo di Mistral, zona DRS per lui. Andiamo su Alfa Tauri numero 69. Eccolo qua, arriva la chicane du Nord.
po' larghino largo. qui, sì, è arrivato larghino qui, è entrato veramente tanto forte alla prima della Chicane du Nord. 54 millesimi, tutto sommato in linea con il tempo precedente Lucaino. C'è anche Andrex che credo ci sia stato un taglio per lui, perché gli hanno annullato un 28,3, a meno che la grafica non abbia sbarrellato di brutto, ma non credo. Stanno lanciando un po' tutti, c'è anche Melissano. Oh, Kiko Driver si è girato. Kiko Driver si è girato in tra curva 4 e 5. Peccato per il pilota, questa sera investi Aston Martin. Vediamo chi arriva, quindi Lucaino. Lewis. Lucaino. Quinta posizione per lui. 1.28.874 per il pilota investi Alfa Tauri. Kaisermatt intanto si migliora di 113 millesimi nel primo settore, arriva anche dietro il buon Daniele Play. Le due Ferrari quindi subito Daniele Play annullato. Oh, Chicane du Nord. L'ho messo che era il rettilineo con già il giro annullato. Ha un minuto peccato ancora per arrivare sul traguardo e fare un altro giro comunque, quindi. Nel mentre che il suo compagno di squadra per questa sera, Kaisermatt, arriva alla seconda fotocellula con 121 millesimi di vantaggio su se stesso, quindi potrebbe andare a incalzare la seconda posizione di Daniele Play se per caso decidesse di non fare più un giro. Tutto sommato in seconda posizione il buon Daniele. Arriva all'ultima curva Kaisermatt. Eccolo qua che si lancia sul traguardo. 1.28.378, si piazza in seconda posizione, ottimo ultimo settore per il buon Kaisermatt. Credo si rilanci anche Daniele, perché sta arrivando adesso, ci sono 17 secondi al termine di queste qualifiche, con Crive che si lancia adesso anche lui per l'ultimo assalto al tempo. Anche Hiroshi si è andato con gomma media, però deciderà quindi di partire con gomma più dura il pilota della Mercedes. Prendono bandiera Andrex e Roby. Crive annullato. Peccato, peccato per Crive. Andiamo a vedere chi è il primo che potrebbe andare a fare il tempo. Pare Canino, 329 millesimi sopra il suo tempo nel T1. Arriva Poz Luca invece al T2, 496 millesimi sotto al suo tempo. E quindi vediamo il campione della Prime League 2020. Adesso alla Busso, molto pulito. Vediamo come farà questo ultimo settore, il settore un po' più tortuoso della pista del francese. Traffico. Fortunatamente si sono spostati tutti, quindi vediamo se ha perso o è riuscito a mantenere il suo vantaggio. Arriva adesso Poz Luca, DRS spalancato per lui. 28 e 6, quarta posizione per Poz Luca. E come diceva il buon Raffo prima, tutti molto molto vicini, tranne il buon Fabio del Surname che mezzo secondo rifila a Kaisermatt, che è la seconda macchina sulla griglia di partenza. C'è qualcun altro? Crive avevi detto che gli avevano annullato il giro, quindi credo sì stia rientrando. È finita qui quindi la sì, qualifica. Finita. Intanto benvenuti a tutti i nostri telespettatori, anche questa sera siamo a 24, quindi ciao Advance, ciao a tutti quelli. Ha riscattato anche un bevete addirittura Paolo 2553 nel mentre in effetti però dai, ha fatto una quarta posizione tutto sommato buona il buon Paolo, quindi ci può stare. A 7 millesimi dal campione dell'anno scorso della Prime e addirittura davanti a Melico, e battagliava nelle prime posizioni della Sport, quindi complimenti a Paolo. Raffo, come detto prima, il gruppone c'è, perché da Kaisermatt fino a Stefano Canino sono tutti in mezzo secondo, sì. Poi anche gli altri grosso modo, Leutz 29,2, Andrex 29,3, Crive 29,3, quindi speriamo di vedere una bella gara. E soprattutto Andrex, tra l'altro, 29,3 con la media, se è riuscito a qualificare decimo. Cosa ci aspettiamo di vedere sia Raffo che Andre?
Ma io, come detto prima, mi aspetto abbastanza fuoco davanti. Vabbè, a parte Fabio che credo farà abbastanza il buco. Però comunque, sì, come hai detto te, praticamente fino a Stefano Canino Speriamo sono in pochi spassami la decimi. battuta, non faccio un buco nell'acqua. No, mannaggia. Più che buco gap, diciamo. Però anche dietro voglio vedere Hiroshi risalire. No, a parte gli scherzi, a parte Fabio, che sapevamo un po' già da prima che era poi categoria, sarà interessante vedere anche Daniele Play il passo che avrà. Perché è un ragazzo che nel paddock di Fit già quest'estate molti dicevano chissà che si riuscirà a fare un ulteriore step, quindi vedremo. Già l'anno scorso comunque ha dimostrato una Già l'hanno crescita fatto, incredibile. sì. Già con le prime social race anche andava parecchio forte. Andava alla pari di un Patrick Speri, quindi Sì, cioè, sì, sì. ha fatto veramente tanto Daniele Play. Le cronaca, mi sarebbe piaciuto vederlo nel gruppo scorso con il TIA, con tutta questa gente qui che poteva dare, come posso dire, dei buoni margini a Daniele Play. Stasera si è comportato fino adesso benissimo, perché è una terza posizione in 1.28.3. Sì. Veramente, veramente bravo, ma io non sono così tanto convinto sulla decima posizione di Andrex perché dalla chat ci dicono che addirittura potrebbe vincere se non ha scarogna, diciamo, questa sera, perché ovviamente 29-3 con una gomma più dura, classificarsi decimo deve stare tranquillo nelle prime tornate per poi sfruttare magari il vantaggio con la gomma soft. Alla fine, Sì. ecco. Quindi c'è tanta carne al fuoco stasera. Ricordiamo che non c'è la safety car. Non c'è la safety car. Ovviamente questa sera più che le battaglie, i piloti penseranno a far vedere a noi, soprattutto a Andre dalla direzione di gara, cosa sanno fare. Speriamo di divertirci anche con qualcosa di più, ecco, di queste cose, magari qualcuno un po' più spinto e far vedere subito delle battaglie. 27 giri in questo Gran Premio di Francia. Le strategie le abbiamo viste, possono essere addirittura 3 soft hard oppure 2 soft oppure media soft perché è partito con la media, quindi ci sarà veramente tanto da divertirsi. È scontato, diciamo, dire il pronosticato da noi tre. Io vi dico chi sorprenderà di più questa sera. Raffo? Chi sorprenderà di più stasera? Allora, mi viene da dire Andrex e anche Daniele Play comunque. Che è già fin qua. Pozzo Luca. Sì. Poz Luca, Andre, Poz Luca, io non mi sbilancio essendo il commentatore, sono super partes, quindi vedremo, parlerà la pista. È un circuito che comunque quest'anno, dalle prove che ho fatto, si guida parecchio bene, ma che soprattutto nella Signe l'ho trovata molto più difficile, soprattutto con lo spostamento dei pesi. Quest'anno si sente un pochettino di più e bisogna controllare di più l'angolazione dello sterzo in entrata. Io non so se anche tu l'hai rilevato questo, Raffo, magari sono io che sono negato a guidare, che è molto probabile, però. No, beh, quest'anno è. Ma anche gli altri anni, io ogni volta che arrivo su questa pista l'anno successivo mi sento un po' spaesato. Perché comunque è una pista che, essendo molto larga, ti permette di entrare molto cattivo in curva. Bisogna stare attenti, appunto, come dicevi te, con l'angolo di sterzo, perché si rischia di andare in oversteer e surriscaldare le gomme, comunque avere un'usura eccessiva. Molto bene, molto bene. Quindi le vetture si stanno posizionando sulla griglia di partenza. Quindi Fabio Sonnen partirà dalla prima casella, poi Kaisermat, Daniele Play, Poz Luca, Paolo 25-53, questa la top 5, poi Melissano, Luca Inno, Stefano Canino, Leutz e Andrex, l'unico nella top 10 a partire con gomma media, poi Mister Crive, Hiroshi, Kiko Driver, Super Simo, Emis, F1 Italian Robby e Krikkonen. A chiudere lo schieramento di partenza, ovviamente dalla top 10 in poi, tutti con gomma media, fatta eccezione per Roby e Krikkonen con gomma hard. I semafori si stanno accendendo, freddezza e reattività, come dice qualcuno che è all'interno della gara questa sera, e partono le vetture. Vediamo il buono spunto subito di Poz
Daniele Play, addirittura attenzione perché c'era Paolo che stava tentando, attenzione perché Pozzluca ne sfila qua tre addirittura. Ne ha sfilato tre Pozzluca, si è ricavato un buco ed è riuscito a passare le due Ferrari e la Red Bull. Poi attenzione perché dietro Leutz, Stefano Canino subito in bagarre, anche Crive tenta di passare all'esterno. Il buon Andrex, poi Roby e anche Krikkonen si stanno dando battaglia là dietro, ma bellissima la partenza di Pozzluca. Attenzione perché Fabio Surname vorrà subito rispondere allo sgarbo ottenuto in partenza. In effetti lo svernicia e passa subito in prima posizione, con dietro che tutto sommato le posizioni si sono mantenute. Quindi io, Raffo, ti chiedo, ma che partenza ha fatto? Uno scatto perfetto, cioè comunque è passato da quinto a primo. Da quarto a primo, sì, con le due Ferrari che si sono aperte a ventaglio. Paolo che stava tentando di passare Daniele Play e soprattutto con il vantaggio in staccata di Fabio Surname partendo primo, cioè. Sì, cioè abbiamo visto quattro macchine affiancate, cioè. Andre... Un attimo l'interruzione perché non so se sono io, magari vedo Kiko Driver e avere dei lag pesanti, lo vedo solo io. Guardiamo subito, magari. Guardiamo subito. Io lo vedo bene attualmente. Io anch'io lo vedo abbastanza bene. Perfetto. Ok. Va bene, intanto Andrex è riuscito a passare Leutz 27 subito, quindi si mette alla caccia di Stefano Canino. Daniele Play molto vicino a Kaisermatt. Attenzione perché ci sarà veramente tanta bagarre là davanti. Tutti molto molto vicini. Scodatina di Kaisermatt. Oh, intanto Krikkonen ai box. Stavo per dire, non ci sono stati danni, e in realtà Krikkonen è rientrato ai box. Tanto vedo Emis un po' desincronizzato perché me lo dà ultimo. Speriamo sia solo la grafica a questo punto. Vediamo quindi cosa potrà succedere. Hiroshi intanto è rimasto dodicesimo laggiù dietro a Crive. Leutz intanto inizia a perdere il DRS da Andrex, che sta andando veramente tanto forte con queste gomme. E anche là dietro, Fabio, là davanti, scusate, Fabio Surname inizia. Oh, Pozzluca lungo e si infila quindi Kaisermatt. Vediamo se ci sarà la risposta di Pozzluca all'interno. E c'è la risposta, addirittura costringe Kaisermatt ad andare sul cordolo. E dietro, attenzione perché con questo errore si sono compattati tutti. Mamma mia Paolo. Attenzione Melissano. Per evitare per evitare il tamponamento di Daniele Play è dovuto andare lungo. Infatti Melissano si è infilato nei confronti di Paolo. Attenzione a Canino perché anche lì dietro, quindi Canino sta puntando Luca Inno. Si sono fatti intanto i primi 3 secondi di penalità, li prende proprio Mr. Crive. Fa passare Hiroshi. Vedremo quindi anche il buon Hiroshi cosa potrà regalarci questa sera. Intanto là davanti con tutto il parapiglia che è successo con Kaisermatt, che riesce a riprenderla, stava puntando le barriere. Ma attenzione a Melissano perché approfitta dell'errore del pilota Ferrari. E Melissano infatti, attenzione, DRS attivato. Attenzione con dietro anche va... Luca Inno. Mamma mia, attenzione a Paolo. Mamma mia, Paolo sta prendendo veramente le misure all'ala posteriore della SF21H. È già 3 o 4 volte che ci va veramente molto molto vicino. Ma attenzione, Luca Inno e Stefano Canino dietro a Paolo 25-53. Si fanno solo vedere nel codone dell'Alfa Romeo. Intanto là davanti Fabio Surname. Attenzione, Stefano Canino si butta. Stefano Canino. Si è girato Andrex. Si è girato Andrex perché ha bloccato il posteriore. E guarda chi passa, Hiroshi. Hiroshi passa tranquillamente e si va a prendere l'ottava posizione con Andrex. Speriamo che non abbia rotto nulla e che non gli siano andati addosso. Intanto Stefano Canino è riuscito a evitarlo e quindi molto molto bravo. No, Andrex sembra illeso. Oh, Pozzluca, Pozzluca passato da Daniele Play, che si permette il lusso e inizia. Attenzione Melissano, anche Melissano dietro, Melissano in curva 5.
No, curva 4, scusate. A una curva. No, ma soprattutto, soprattutto, sono partiti a sprombattuto tutti quanti. E quindi è molto molto difficile, sono tutti vicini. No, Oh, Luca Inno! Lucaino! Luca Inno! A muro! In uscita da curva 6 l'ha persa. Eh sì, gran peccato per Luca Inno, soprattutto. Tanto attenzione perché Andrex passa Super Simo. Ma avevo visto la bandiera gialla. Oh, Pozzluca è intanto 3 secondi e 3 secondi anche per Roby. Luca Sbino intanto, vabbè. No, ma questa è una cosa fra me e il buon Luca Inno. E va bene, quindi andiamo avanti. Ritirato, ovvero Luca Inno. Intanto Pozzluca su Kaisermat. Pozzluca che sta sprofondando. Ha tentato l'attacco. E questo attacco gli stava facendo perdere la zona di RS addirittura. Comunque è incredibile. Hiroshi settimo ed è riuscito a, diciamo, ricongiungersi con il gruppone di testa. E ricordiamo che lui su gomma media. Intanto Leuzzo all'esterno di Stefano Canino in curva 1. Ma va largo e Stefano Canino, per anticipare, per tentare l'incrocio di traiettorie, va a prendere Attenzione, mamma mia. perché lì siamo in uscita, un'uscita di una curva molto molto veloce. Fortunatamente il Attenzione, ghosting ha Melissano. funzionato. Melissano è attaccato agli scarichini. Oh, Daniele Play che fa Daniele uno Play si scarto. difende. Si Eh sì. difende Melissano all'esterno. Vedremo qua adesso in staccata alla fine del rettilineo. In curva 8 si porta davanti Melissano anche grazie al DRS. Daniele Play comunque gli rimane incollata. Non lo vuole Allora, lasciare. qua ci sono due cose. Aveva il DRS, ovviamente anche l'ERS, il buon Melisano, e ha fatto tantissima fatica a passarlo sul dritto a Daniele Play. E quindi o è scarichissimo Daniele Play o ha dato tutta la parte elettrica. Attenzione perché alla busso si fa vedere Daniele Play. E quindi vedremo cosa potrà fare Melisano. Intanto 6 secondi e 2 in 5 giri. Fabio Surname ovviamente con tutti questi scambi di posizione e tentati attacchi. Hanno favorito. Oh, intanto Daniele Play ai box. Daniele Play ai box, quindi vedremo se tenterà un undercut difficile, un undercut con le gomme hard, oppure se andrà a mettere gomme medie, anche le Uzza ai box. Di E anche due, Stefano Canino. anche Canino, sì. Beh, Canino è già più comprensibile perché ha fatto purtroppo questo testa coda. Gommard Quindi per magari Daniele Play. hard Daniele Play, media Leutz e hard Canino. Quindi attenzione, si riconferma, diciamo, quello che avevamo visto lunedì, ovvero tante strategie quest'anno messe in campo dai piloti. Garapazzo. Eh sì. Ci sarà da divertirsi quest'anno, continuo a dirlo su questo Formula 1 2021, nessuno sa cosa fare, o meglio, o magari potrebbe essere in un'altra versione, magari hanno fatto un gran lavoro con le gomme, non si sa, questo lo lascio a decidere a voi da casa, ecco, quindi fatecelo pervenire in chat. Intanto Paolo sta avendo qualche difficoltà a mantenere la coda di Bandiera Kaiser, ma gialla. attenzione perché bandiera gialla nel T3. Era chi è? No, vedo Credo bandiere gialle un io po'. credo sia Emis. Non vorrei Ah. dirlo, però vedo Emis teletrasportarsi ovunque, addirittura segnato a un giro e Ah. invece è dietro a Kiko Driver, credo. Vedo. Anche qua, non so se voi vedete qualche problema anche di Simo, magari io sono Super andato. Simo, lo controlliamo. Oh, si è girato Andrex di nuovo, mannaggia. È la gufata, la gufata. Il buon Advance. Tanto Pozzluca e Kaisermat ai box. Anche Andrex, Andrex ai box con queste medie. Paolo intanto 3 secondi con Hiroshi che gli è praticamente dietro incollato. Vediamo cosa monterà. Gomma hard per Andrex. Putz Luca pure hard, Daniele Play anche. No, Daniele Play era già fuori, scusate, mi sono Sì, tutti incrociato con la hard vista. tranne Leutz. Occhio all'uscita box, perché potrebbe dare tutto tranquillo al momento.
Daniele Play box, addirittura è uscito davanti a un secondo da Poz Luka, erano tutti attaccati ed è riuscito addirittura a fare a guadagnare in quel giro in più che ha fatto. Intanto da chat Sdem prova a fare, non so come spiegarlo, il prova ripicca. A fare gli Hiroshi della situazione. Esatto, cioè sì. Prova a fare gli Hiroshi della situazione sui Hiroshi, quindi cioè, potrebbe creare dei buchi neri questa cosa, però lui ci prova. Vediamo a questo punto, proprio parlando di Hiroshi, mi viene in mente cosa vuole fare Paolo. Credo che voglia sfruttare il treno di Hiroshi per riuscire a, a fare più giri possibile, magari montare una gomma media. Fabio Box, credo che vada su gomma hard insieme a Melissano a questo punto. Molto segnate comunque le anteriori. Paolo invece va subito ai box, mi smentisce subito Paolo. E Hiroshi si va a prendere la, leader la leadership del Gran Premio. Ovviamente lui è partito con gomma media. Vedremo cosa, cosa porterà a questo punto questa strategia diversificata. Anche Crive, seconda posizione attualmente. Già mi immagino Raffa che a fine gara apre i suoi fogli Excel con tutte oh, le statistiche. Oh, attenzione, perché ho visto Fabio il surname passare all'esterno Emis. Emis che l'avevo visto molto molto lento in uscita di curva 2. Occhio a Melissano con Kaiser. Eh sì. Melissano e Kaiser, tutte e due sulla stessa... No, Melissano... Ah, Kaiser e Melissano, ok, sì, Kaiser e Melissano, tutte e due sulla stessa Fabio strategia, intanto Chicco viene passato da Fabio Surname. Si fa rivedere Chicco in staccata? Eh sì, ma gomma media di 7 giri usata, mentre Fabio ha gomma hard e non me ne voglia Chicco, ma tutt'altro passo, il buon Fabio ce l'ha mostrato in qualifica cosa, cosa sa fare e ce l'ha mostrato anche l'anno scorso. Vediamo se Kaiser Matt azzarderà un attacco magari al prossimo giro su Melissano per andare a ricucire su Daniele Play, che in questo momento ha preso 2 secondi 8. Intanto è scivolato indietro Poz Luka, perché è dodicesimo. Deve aver fatto un errore Poz Luka. Daniele Play intanto su Emis, addirittura dopo la busso si va a prendere il sorpasso. Là davanti intanto Fabio sta arrivando su Super Simo. Emis Box. Emis Box. Emis Box hard a questo punto. Hard per lui. Sì, gomma hard per l'Alpine di Emis. Anche oh, intanto vale. Fabio. Oh, Fabio all'esterno, all'esterno. All'esterno di curva 4. Su Super Simo e va quindi adesso pista libera prima di trovare Crive. Attenzione perché Super Simo ha preso il DRS, quindi vediamo se proverà a riattaccarlo. Molto distante qui, attenzione perché non l'ho visto rientrare in traiettoria, quindi ho detto oh, aiuto, tenterà un attacco. Invece molto molto bravo il pilota della Williams. Andiamo a vedere in quanto gira Hiroshi, così intanto per iniziare a fare qualche previsione. Hiroshi gira in 1.33 basso costante, all'inizio hai girato 1.33.3, 1.33.1, 1.33.3 negli ultimi tre giri e adesso vedendo i primi parziali ha fatto un buon 23.3 nel primo settore, mentre vediamo Fabio il surname. Sì, con gomma hard ovviamente è nuova, però vediamo quanto. 23.4, intanto ha recuperato un decimo nel primo settore Hiroshi, vedremo alla fine di questo giro cosa potrà fare. Mentre Crive 1.33.8, quindi costante anche lui, 1.33.8 alto per il pilota della Williams questa sera. Robby, oh, 3 secondi. Oh, mamma, come ha scodato Super Simo. Un po' di spauracchi. Intanto, gruppo che si è un po' sgranato. Dopo sì. Altri 3 secondi per Robby, mannaggia. Dopo 10 giri di fuoco.
Peccato. Eh sì, 10 giri di fuoco dove tutti attaccavano tutti. E quindi avevamo visto addirittura che dalla seconda alla settima posizione erano tutti vicinissimi, con Paolo che ha rischiato il tamponamento di una Ferrari per 3 o 4 volte. Quindi molto molto bravo il pilota Alfa Romeo a non aver danneggiato niente in quei casi. E L'unico che è un po' invece attaccato è Kaisermat, che è attaccato a adesso Melisandre. sì, è attaccata a Melisano e stanno tentando, secondo me, di andare a riprendere Daniele Play, perché Daniele Play al momento è a 1 secondo e mezzo da Kiko Driver, ma su strategie differenti, con Kiko che è partito su questa gomma media dall'inizio. Quindi dovranno ancora fermarsi i quattro davanti, tranne Fabio Sorname, con i Rossi che sta facendo veramente un gran passo, perché era a 6 secondi 2 giri fa, attualmente a 7 secondi e 1 da Crive. Quindi arriverà sicuramente intorno al 15° giro per poi andare a montare una gomma soft. E vedremo. Oh, Melissano 3 secondi, questa potrebbe essere importante per lui. Le lascia passare Oh, Kaisermat. sì. Beh, oddio, mi permetto, se voleva lasciarlo passare poteva tranquillamente lasciarlo passare col DRS, magari perdevano anche di meno, perché addirittura sono arrivate 2 secondi e Sì, si 8. è fatto direttamente da parte. Non l'ho tanto capita, però va bene. Tanto Daniele Play all'attacco di Kiko Driver, alla staccata, staccatona addirittura per Daniele Play, con Kiko Driver che ovviamente è su un'altra strategia, non va a tentare di fare una staccata impossibile. Fabio Sorname è arrivato intanto nei confronti di Crive. Vediamo a questo punto se si smuove qualcosa con un Kaisermat che al momento sembra averne di più di Melissano, perché sono andati a recuperare mezzo secondo. E ricordiamo, sì, c'è stato il sorpasso di Daniele Play nei confronti di Kiko Driver, però tutto sovia. Oh! Poz Luca! Vediamo dove, vediamo dove. Alla Busso. È andato larghissimo Poz Luca e si è girato anche Krikonen! Krikkonen. Eh sì. Appena messo on board. Eh sì, io ero andato on board per vedere dove si era ritirato Poz Luca. E invece si è girato alla chicane du Nord. Qualche danno al fondo per chi Advance? Intanto ci chiede la chat il buon Advance Apple. No, secondo me credo sia più una domanda se sappiamo se c'è qualcuno col danno al Urca. fondo. Ah, beh, ovviamente il tracker non lo abbiamo ancora, ma arriverà, quindi non vi preoccupate. Stiamo arriverà Stiamo e lavorando per voi, come i portali luminosi su eh sì, autostrade. o come sarà. dice Ciccio Gamer. Ah, Melissano se ha qualche danno al fondo, non lo so, non credo a questo punto. Oh, mamma, ai limiti della pista, sì, sono fatti bene, ma in certi punti, perché ho visto de delle cose molto, molto brutte No, in questo su momento. questa pista ci sono un paio di curve che puoi tagliare abbastanza tranquillamente, il gioco non ti dice niente. Peccato che Sì, poi in campionato non c'è il non gioco sarà così, esatto, Matemark. non sarà così. Tanto Kaisermat è andato al sorpasso. Oh, è andato lunghissimo e sono andati lunghissimi sia Kiko Driver che Melissano nel seguire purtroppo Kaisermat, con Kiko Driver che è andato tanto 31,4 il giro veloce di Fabio Sorname su gomma Kicco hard. box. Kiko box, ai box anche Crive. Vediamo come hard a questo punto per Crive. Credo sia abbastanza obbligatorio lasciare. Sì, Sì. infatti anche Sì. Kicco driver hard. Ma a questo punto potevano tentare quello che si diceva Sì, lunedì esatto. scorso, ovvero 2 giri in più e magari andare a montare una gomma soft. Sì. Ecco, Sì, perché la anche soft se a fine gara 8-9 giri te li fa comunque. io Riesci a tirarla continuo a anche non 10. fidarmi della soft su 12 giri, però va bene. Intanto No, 3 infatti. secondi per Stefano Canino. Tre secondi per Stefano Canino, andiamo a dare anche un recap per le penalità. Sono Sì. 3 secondi per Melissano, 3 per Paolo Crive, Stefano Canino e 9 per Roby, quindi queste le penalità.
attualmente tutti hanno fatto una sosta tranne il buon Hiroshi, che è ancora leader del Gran Premio ovviamente. Quanti secondi si perdono qui per fare una sosta, grosso modo? Circa sui 26, se non ricordo male. 26, quindi al momento sarebbe tra Lewis e Paolo, se non vado errato, o tra Lewis e Andrex. Comunque intorno alla sesta, settima, ottava posizione, quindi vedremo cosa farà poi dopo. Credo che fino a Daniele Play con gomma soft ci possa arrivare, poi dopo ovviamente ha scavato un solco Fabio Surnaim. Sì, Fabio Surnaim che sta a 4 secondi dai Roshi, e Roshi deve ancora effettuare la... Sì, tra un giro credo che vada ai box, fermata, un giro o due. Sì, esatto. Vediamo Andrex intanto, perché è arrivato su Leutz. E Paolo sta arrivando anche su Melissano, mentre Kaiser Matt ha definitivamente mollato la presa su Daniele Play. Da 2 secondi e 2 è arrivato a 3 secondi e 4. Quindi attualmente il duello più caldo è quello tra Leutz e Andrex, con Andrex che credo molto facilmente andrà a sverniciarlo sul rettilineo del Mistral col DRS. Eccolo qua, infatti si fa tutto sulla sinistra. Comunque ha tenuto botta in frenata Leutz, ha provato a impensierirla, la presa, no. Mamma mia. Attenzione, rientri in pista. Bravo, si è reso conto che stava facendo un qualcosa di bruttissimo. Molto molto lucido qua il pilota della Haas, che fortunatamente non è andato a compromettere del tutto la sua gara, ovvero ritirandosi. Ma ricordiamo che qua in pre-season sì, si gioca l'accesso ai campionati, o in questo caso alla Sport, alla Prime, però è bello anche fare qualche giro per riuscire a vedere se si riesce soprattutto a migliorare, ma anche per fare qualche esperienza in più, per mettere chilometri in saccoccia. Quindi potrà andare tranquillamente ai box. Attenzione, perché arriva Super Simo molto molto veloce. E infatti intanto è arrivato anche Paolo negli specchietti di Melissano. Vedremo se Melissano a questo punto si difenderà sul pilota dell'Alfa Romeo. Eccoci qua, siamo sul rettilineo di Mistral, mezzo secondo tra Melissano e Paolo. Paolo che è veramente a corto di Hertz, tipo 2%. Si vede, sì. Attenzione, infatti non riesce ad arrivare con lo spazio necessario per tentare una staccata. Leutz box. Ovviamente Leutz box, dopo che ha distrutto l'ala anteriore, gomma hard addirittura per lui. Non avrà avuto più soft a questo punto. Tanto bandiera gialla Krikkonen. No, nel terzo settore si è girato qualcuno. Si è girato Robby. Si è girato Robby, purtroppo. Sì, pensavi l'ho visto fare Paolo. Un po' di burnout. Pensavo fosse Paolo. Addirittura 10 secondi. Ma che cos'è? Sei girato, gioco, cosa stai facendo? No, addirittura in quel punto in qualifica, altri 10 secondi tanti. In quel punto in qualifica, se ci vai ti annulla anche il giro successivo. Mamma mia. Molto bene, intanto Fabio Surnaim è arrivato su Hiroshi. Mezzo secondo. Vedremo se tenterà subito l'attacco Fabio Surnaim. Penso proprio di sì. Penso anche... Ah no, si fa solo vedere. Solo vedere nei confronti di Roshi. Credo che sappia benissimo che debba andare ai box il pilota della Mercedes. Però ci pensa alla signa. E Fabio Surnaim passa i Roshi sulla sua Red Bull. La Mercedes che si vede sfilare. I Roshi sulla sua Mercedes. Sì, ho sbagliato, scusa. Ok. Roshi sulla Mercedes, tra l'altro non è la prima volta Raffa sulla Mercedes, che nel 2018, se non vado errato. Mi segnalano schiaccia il quadrato, Raffo. Toglie il menu spettatore. Perfetto. Tanto ai box, infatti, Roshi.
a questo punto monterà sicuramente una gomma soft il pilota della Mercedes e vedremo dove potrà arrivare. Ci sarà la lotta magari con Daniele Play. Intanto dietro un gruppo molto sgranato con Paolo. Paolo ha perso la zona di RS da Melissano. Intanto vediamo i Rossi a questo punto dove esce. Ma non so se era un bug, ma ho visto la vettura di Rossi ferma per un po' in piazzola, poi è ripartita. Quindi non... No, però non, cioè, non è come l'anno scorso che c'era quello scatto che era già poi a metà pit lane. È proprio rimasta ferma, poi è partita dalla pit lane. Era cioè, gialla nel T3. È sempre Roby che... credo che sia un po'... sia un po' demotivato dai 20 secondi, ecco. Come Magellano. è un grosso peccato. Intanto Hiroshi è uscito in settima posizione dietro ad Andrex con gomma soft. Li vedremo sicuramente. Roby intanto ritirato dalla sessione. Spiace per il buon Roby, ormai pilastro della del forum di Formula Italian Team. Ai box Krikkonen, a lui era sulle due soste, soft media soft per lui. Se ne vanno i meccanici della... ah no, non erano i meccanici della Haas ma dell'Alfa Romeo. Altra media. Altra media per lui, sì. Sì, salvo vorrei fare il pit stop, no. È un po' quello che succede nella Haas nelle situazioni reali con Mazepin. Oh, è uscito Krikkonen dai pit e c'era, credo fosse Daniele Play. Daniele Play, sì. Daniele Play stava arrivando tutte le volte che corriamo qui. Ribadisco che l'uscita box è veramente fatta malissimo. Fatta malissimo, che tra l'altro è pure stata rifatta sia l'ingresso che l'uscita, quindi... Sì. Che prima era ancora peggio, cioè avevo fatto una gara una volta, ero sul rettilineo, ho preso in pieno uno che è uscito dai box. Mi permetto di dire che comunque la nuova entrata a box credo sia ancora più pericolosa della vecchia, perché io purtroppo ne ho fatte le conseguenze quest'anno, ma diciamo che se uno deve rientrare ai box ed è all'interno non può fare altro che o tirare su il piede o frenare oppure centrare completamente l'altra persona, ecco, quindi si va tutto sul buon senso del pilota. Purtroppo. Invece l'altra era l'uscita di una curva dove devi stare tutto esterno. Oddio, brutta da vedere, sì, però non era così pericolosa secondo me. Intanto Hiroshi è un secondo e uno, quindi sta arrivando su Andrex. E dopo Andrex avrà due secondi per arrivare su Paolo e... vedremo se riuscirà ad arrivare a questo punto a Melissano. Ovviamente è un po' difficile arrivare a Daniele Play, perché Daniele Play sta avendo un gran passo, però bisogna vedere quanta lotta ci sarà. Tanto 31-1 per Rossi, per i Rossi, quanta lotta ci sarà appunto nei sorpassi che dovrà fare il buon Raffaele. Intanto sì, si era ritirato Robby. Purtroppo Pozzoluca. Tutte e due le Alfa Tauri ritirate, questo è un gran peccato per la scuderia di Faenza. Alfa Tauri con Luca Inno che tra l'altro oggi compieva 17 anni, quindi anche auguri insomma, al pilota. Insomma, non... che per festeggiare. Fabio Surname, una gara perfetta, magistrale fino a qui con pole position, giro più veloce in un giro, 3 secondi di penalità e giro più veloce per Hiroshi. Hiroshi che è attaccato ad Andrex. Non è riuscito ad attaccarlo subito, sì. Qui un po' corto di Hers anche lui, però vediamo prova se adesso. Lo passa la segna. Sì. Passa abbastanza tranquillamente. Intanto vorrei far notare una cosa: ogni volta che escono la segna, o il gioco è fatto talmente bene che ci fa vedere come le gomme soprattutto la posteriore sinistra si schiacci al suolo, oppure sembra che tutte le volte ci sia una posteriore sinistra forata per il pilota che sta affrontando in quel momento la segna. No, è il gioco che è fatto troppo bene. Ah certo.
Bene, Hiroshi passa in sesta posizione, un secondo e sette per trovare Paolo a questo punto. Fa come Perez a Zandvoort. Who's next? Who's next per Hiroshi? Là davanti intanto Fabio Surname, 15 secondi e 3 di distacco da Daniele Play, e Daniele Play è il primo degli altri, se vogliamo dirla così. Melissano intanto altri 3 secondi. Sì, comunque si sta mettendo dietro piloti come Kaisermatt e Melissano, che l'anno scorso hanno corso in sport, anche Paolo Hiroshi assolutamente ha corso per un bel po' di stagione anche lui in sport. Beh, Hiroshi, se mi permetto di dire, è partito con gomma media, sì, perché voleva partire con gomma media, sì, da esatto, lunedì, quindi sì. Il passo sicuramente Raffa ce l'ha. È arrivato, ma una gomma rossa? No. Intanto Melissano, dopo altri 3 secondi presi, si sta facendo recuperare da Paolo anche, quindi... Comunque Andrex, che non si è staccato perché grazie al DRS no, è rimasto incollato. Sì, 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 grande. Eh beh, vedi, avere la Mercedes verde. Guarda, la Mercedes. Super Sivo intanto, anche per lui 3 secondi di penalità. Aveva ragione intanto la Don Seppol, ci dice il buon Hiroshi a partire con la gomma media. Per carità, ognuno la vede a suo modo nelle strategie, soprattutto quest'anno. Soprattutto in Vediamo. Questa pista, aggiungerei. Soprattutto in questa pista, sì, ecco, appunto. È arrivato Hiroshi nei confronti di Paolo. Andrex, intanto 3 secondi di penalità per lui. Si fa vedere Hiroshi, si fa vedere Hiroshi nei confronti di Paolo. Si fa vedere, ma tra poco si fa anche sentire. Sì. Molto bravi questa sera i piloti nel calcolare al millimetro lo spazio che hanno. E adesso sfida su rettilineo, sfida tra motori che sono uguali, sfida tra vetture che sono uguali, sfida fra pad. Fare attenzione perché Andrex si fa vedere all'interno di Paolo, mamma mia, perché tutte e due avevano il DRS, sia Hiroshi che Andrex. Andrex, quando Hiroshi si è tolto dalla scia di Paolo, ha iniziato a prendere la scia dalla Mercedes e ha tentato l'attacco su il pilota dell'Alfa Romeo. Ho visto malissimo, cioè l'ho visto malissimo. In tutto ciò... Si porta in quinta posizione. Esatto, era partito 14esimo, mo in top 5. 12esimo. 12esimo. Stasera. 12esimo, sì, sì. La memoria non c'è per me. Peccato. Attenzione, intanto Hiroshi sul rettilineo di partenza. Si fa tutto sulla sinistra e passa Melissano. A questo punto mette nel mirino Kaisermatt. 5... No, si sono girati, cioè, e Melissano è andato dritto, ha rotto anche no, l'ala. Io credo che abbia perso completamente i riferimenti Melissano e abbia fatto girare Hiroshi. A questo punto si è rotto l'ala, però è come, perché Melissano più che altro era all'esterno, Hiroshi all'interno, la curva era a sinistra e quindi... ha rotto la bandiera di sinistra. Da capire anche un po' il contatto, perché... o Hiroshi è ritornato in traiettoria ideale un po' troppo presto forse, e Melissano ha perso il punto di staccata. Intanto Andrex passa Paolo sul rettilineo di Mistral. Io credo che sia arrivato lunghissimo Melissano, perché se avesse almeno provato a frenare non sarebbe arrivato così tanto lungo, ecco. E l'ho visto proprio arrivare a velocità supersoniche. Salta nell'iperspazio. Cioè, subito pensavo addirittura che non si fossero toccati, che Hiroshi si fosse girato perché aveva trazionato male e Melissano era arrivato semplicemente lungo. E poi però quando ho visto la bandella rotta sulla sinistra, probabilmente si sono presi. Sì, Melissano che si fa da parte, va ai box, ovviamente l'ala. Sì. Grosso peccato. Intanto la lotta al momento quindi si sposta tra Andrex e Paolo,
due piloti più vicini attualmente in pista, che si giocano una quarta posizione. Un Andrex che comunque si è girato due volte, l'avevo visto male anche adesso, ha scordato un pochettino, si è girato due volte eppure ha fatto una gran gara ritornando in quarta posizione, quindi gran passo anche per il pilota della Aston Martin. Là davanti invece ormai Fabio Surname arriva all'ultima curva, 18 secondi e mezzo di vantaggio per lui. Pronostico rispettato. Ma... no, tu avevi detto che... Vabbè, no, non avevo detto lui perché mi sembrava... Ah, mai, beh, so, ovvio, sì, certo. Come se non sì, lo so, mi dicono... Guarda come vabbè, scarica vabbè. Le colpe. Aveva mezzo secondo di vantaggio in qualifica, secondo te chi è? Sì, vabbè, ma no, quello non era una sorpresa, cioè... No, appunto, mezzo... infatti la sorpresa era... Eh sì, ma tu avevi pronosticato Poz Luca. Tu avevi pronosticato pilota più sorprendente Poz Luca. Poi, sorpresa, vabbè. Possiamo giudicarla anche in negativo, per carità, è alla prima pre-season. Però tu avevi pronosticato Poz, quindi no. Ce l'hai tutta sul groppone tu, il ritiro di Poz. Tu hai pronosticato, aspetta. Io non ho pronosticato nessuno. Raffo Andrex. E comunque, tutto sommato, si è rivelata una sorpresa, perché si è girato due volte e quarto, esatto, a 5 secondi quarto. E 3. Anche Daniele Play ed è secondo a 19 secondi da Fabio Surname, quindi i poteri di Rossi non ce li ho. C'è un fortissimo nervosismo, direbbe esatto. Una gif. Tanto Sdem che commenta karma per i Rossi, bene, ci è riuscito Sdem stasera a gufarla. Bandiera gialla nel terzo settore, Emis si è girato all'ultima curva. E non è stata una bella, diciamo, una bella visione da parte di Lewis, che se l'è visto totalmente in mezzo alla pista uscire dall'ultima curva. Paolo intanto ha perso zona DRS su Andrex. Lo vedo leggermente laggare, Emis, un po' a scattini. Ma subito l'abbiamo visto che aveva problemi sulla sincronizzazione. Intanto mancano due giri al termine di questa... secondo round di pre-season alla 50%. Ricordami che gruppo era questo, Andre, tu lo sai sicuramente. Gruppo D. Domani ci sarà invece il gruppo? È l'ultimo rimasto, secondo te qual è? Non lo so, abbi pazienza, io me li perdo perché tra l'altro è il gruppo mio e quindi non so neanche se è gruppo A o B. Cosa è preoccupante? Nessuna risposta. Grazie. Vabbè, lo vado a... perché lo sapevi nemmeno te? Ecco il perché. No, come non lo so nemmeno io? Sto andando a cercarlo. Aspetta, lo dico subito. Sto salvando il direttore Gatti. Ah, ok. Altrimenti prendo le è il gruppo B domani, il gruppo B. Intanto Melisano 1.39. È il gruppo B domani dal 100%. Leux Bots è bellissimo. Tipo Pox Luca. O Raffo Idez. Bellissimo, spettacolare. Attenzione, beh, perché siamo al penultimo giro con Fabio Surname, che attualmente va all'ingresso di curva 1, 21 secondi su Daniele Play. Leux. Aia. Veramente Melisano su Kiko Driver all'interno della Signia, ovviamente con gomma soft. Ritorna in top 10 il pilota dell'Alpine con Kiko Driver che si gira in uscita della Chicane Nord. Melisano, sì, ho detto alla Signia, in realtà alla Chicane Nord, scusate. Sì, adesso c'è la sfida per il giro veloce, perché in questo momento è in mano a Melisano, ma appunto Leutz si è fermato e ha messo un'altra gomma rossa, quindi tenterà di toglierlo, di togliergli il giro veloce. Tanto Paolo l'ha data su tantissimo a Andrex, perché ha 2 secondi e mezzo, non vorrei che ci fossero delle penalità in più.
Sì, Paolo aveva 6 secondi di penalità contro i 3 di Andrex, quindi doveva passarle dagli 3 secondi per finirgli davanti. Tutto sommato una buona top 5 per il pilota Alfa Romeo. E quindi, quando Fabio Surname va a incominciare l'ultimo giro di questa gara di pre-season al 50%, secondo appuntamento settimanale con la distanza di gara a metà, la classifica recita: primo Fabio Surname 22 secondi e 9, troviamo Daniele Play, poi Kaisermat, magari le due Ferrari così in seconda e terza posizione, ce le auguriamo anche a Monza, poi Andrex 93 Andrex 93 in quarta posizione, chiude la top 5, Paolo 25-53, Hiroshi sesto, settimo Crive, buono anche la risalita di Crive, ottavo Stefano Canino, nono Super Simo che viene attaccato ferocemente da Melissano e si difende anche molto bene, anche se verrà, è ovviamente in trazione con questa gomma soft, Melissano ne ha molto di più e quindi passa in nona posizione. Undicesimo Kiko Driver, dodicesimo Emis, tredicesimo Leutz, quattordicesimo Krikkonen, ritirati Robby, Poz Luca e Inno. Luca Inno. Sta arrivando quindi Fabio il Surname, l'avevamo detto, di tutt'altro pianeta. Ci aveva già fatto vedere in qualifica col suo 27-8 e anche l'anno scorso comunque non a caso era wildcard in Master. E quindi Fabio Surname va a vincere questa round di pre-season in Francia. Grandissima gara per il pilota Red Bull. Arriverà adesso un grandissimo Daniele Play che non ha tradito le aspettative. Maturazione incredibile da parte del pilota ex Racing Point. L'anno scorso militante in Prime, era arrivata la prima pole position, la prima vittoria in Russia. Si fa vedere al muretto come Leclerc. E poi Festeggiano gli Kaisermat uomini della rossa. festeggiano gli uomini al muretto box. Quarto Andrex. Buono comunque anche Kaisermat. Terzo, bravissimo il pilota anche lui, militante in Paolo che ha Sport forato. League. Non ci credo. Ha forato un hard. Com'è fatto? Ha forato un mattone. Vogliamo la clip. Vogliamo la clip In assolutamente. volata Hiroshi con Crive. In volata Hiroshi, eh sì, con Crive sesto, settimo Mister Crive, ottavo Stefano Canino, Aspettiamo nono Kiko sta arrivando Driver. adesso Melissano, purtroppo autore di un incidente con Hiroshi. Super Simo in top 10, anche lui buona questa gara, tutto sommato lontano dai guai. Kiko Driver, undicesima posizione. Emis purtroppo alle prese con una connessione ancora un po' ballerina. Arriva in dodicesima Sì. posizione, tredicesimo Krikkonen e quattordicesimo Leutz, no, tredicesimo Leutz e quattordicesimo Krikkonen. Le due assi in fondo, è un grosso peccato. Ed è simulativo. No, vabbè, dai. Lunedì ho finito con l'hard all'86%, ci dice Tals, però Tals non è un pilota che diciamo risparmia tantissimo No, le gomme, esatto, diciamo, cioè, l'abbiamo scoperto in Formula 2, quindi. e soprattutto l'abbiamo visto anche in quinta a sgondolare all'ultima curva proprio lunedì. Salutiamo il buon Antonio Ternino. Vediamo il podio tutto rosso, una roba bellissima con una Red Bull in mezzo. E Raffo e Andre, quindi Daniele Play confermato, Fabio Surname straconfermato. Confermato. Andrex, buono comunque, nonostante i due testa coda, ha Anche mostrato comunque un buon Kaisermat pass. molto bene. Kaisermat, anche lui. Ovviamente, quelli che ti vengono subito, diciamo, quando scorreranno domani i nostri amici da casa, i risultati. Ovviamente, Fabio Surname si sapeva. Daniele Play ha completato la maturazione, speriamo possa fare anche di più. Kaisermat, comunque, l'anno scorso lottava in metà classifica per una sport. Quest'anno potrebbe magari fare qualcosa di più. Paolo, anche lui, buonissimo. Hiroshi, non avevamo dubbi anche su di lui. Forse un E pochettino aggiungo, sottotono è Poz. sì, anche se ha scritto
tra l'altro poco fa sul forum dicendo che non ha fatto un errore per poco allenamento, quindi la settimana prossima si potrà allenare. Anche Leuz, tutto sommato, considerando il livello, io ho visto fare pochissimi errori, anzi quasi nessuno, quindi col suo passo, chiaramente col suo passo, ma non male. Proviamo a fare così, gli up e i down, e gli up and down di questo round, chi potrebbero essere? In up ci mettiamo, per me, ovviamente, il buon Daniele Play, Andrex, e per non dire Fabio Sonnemi ci metto anche Kiko Driver, che questa sera mi è sembrato molto molto pulito. Nei giù, diciamo, secondo me, Super Simo, mi aspettavo un pochettino di più anche a vederlo dalle social. Krikkonen, mi aspettavo magari un pochettino di più. Speriamo che, ovviamente, pilota molto molto giovane, quindi speriamo possa avere la stessa progressione del suo compagno di squadra l'anno scorso. E mi aspettavo un pochettino di più anche da Melissano, perché un errore, da quel che ho visto, un errore così non me l'aspettavo da un pilota che l'anno scorso ci ha fatto vedere tantissime cose, quindi spero che si possa rifare nelle prossime gare, ecco. Poi non so voi se siete d'accordo. Sì, io metto tra i più, metto i primi tre, perché lo meritano entrambi, tutti e tre, scusate, quindi li metto tutti e tre sullo stesso piano, mentre tra i meno, chiaramente meno non vuol dire bocciatura, ma Sì, ovvio. semplicemente Emis, al di là del fatto che l'ho visto volare in pista, diciamo, l'ho visto anche un po' in difficoltà, poi anche Melissano un po' deludente in effetti. E poi io mi aspetto molto da Luca, Pozzo Luca, quindi lo metto tra le tra virgolette delusioni, nel senso che mi aspetto Mettiamo magari quando potrà allenarsi. No, non una bocciatura, ma un no, no, rimandato, no, rimandato un alle rimandato. prossime settimane, perché ricordiamo che Sì. la pre-season non è finita qui, ecco. No. Raffo? Sicuramente promosse per i voti Daniele Play. Fabio comunque si sa che andava forte l'anno scorso, appunto, dei wild card in Master. Rimandato Luca Inno, perché anche lui comunque ha un grande potenziale, se sbinnasse un po' di meno soprattutto, e basta. Anche Kaisermat è bello vederlo avanti dopo comunque una stagione un po' sofferente in Sport, in cui aveva un paio di alti e un po' troppi bassi. Molto bene, io direi che a questo punto possiamo chiudere qui. Io vi ricordo Sì. domani l'appuntamento con l'ultima lobby della settimana qui in Francia col gruppo B al 100%, quindi troveremo il buon di legge, troveremo tantissimi piloti molto molto... Campioni, No, lasciamo stare. tra cui uno in E lo particolare. sapevo che andavi a punzecchiarmi. Io ti ringrazio per la fiducia che hai Ti in me. aspettiamo domani in È un pista, visto che disastro, è oggi un hai disastro. punzecchiato, domani ti Ma mi aspettiamo in pista. punzecchio da solo, non ti preoccupare. Mi sono allenato veramente Ok. poco per colpa del vaccino, non per colpa. Un No, vaccino andatevi a che potrebbe. vaccinare. Mettiamo fit vaccino al posto tuo nella categoria Fit si master. vaccina. Molto bene, io Va vi bene. ringrazio. Saluto il buon Andrea Badolato. Grazie a te, Andrea. Buonanotte. Saluto anche Raffaello Morga, Raffo Idex, grazie per la regia e il supporto. Grazie a te Andre, saluto anche l'altro Andre e tutti voi. Saluto quindi tutta quanta la chat che ci ha tenuto compagnia, vi rimando al forum www.formulaitalianteam.com, vi ricordo ancora domani, seguiteci su tutti i social, Instagram, Facebook, Telegram, il nostro canale Telegram, se per caso non dovremo fare una live, faremo una radiocronaca in stile live score. Io vi ringrazio, vi do la buonanotte e a domani con Formula Italian Team. Buonanotte.